studiando il Vangelo di Giovanni con i fratelli, ormai siamo penso al 33esimo incontro di questo bellissimo, stupendo Vangelo, e c'è sempre così tanto da imparare, da riflettere sulle parole narrate in questo Vangelo. E questa mattina vorrei iniziare proprio prendendo un brano di questo Vangelo, che narra di un momento particolare, di un momento doloroso. Noi siamo arrivati, diciamo così, proprio alla fase della morte, adesso stiamo aspettando la resurrezione, però ecco, quell'attimo di cui studio vorrei concentrare è proprio forse il momento più triste di questo evento, che non è, a mio avviso, tanto, diciamo, l'attimo della morte di Gesù, che è sicuramente un evento drammatico, terribile, impossibile da raccontare fino in fondo, ma è quella frazione, quei 3 giorni nei quali Gesù è morto. E succede in questo momento qualcosa di particolare, cioè ci sono 2 persone che compiono un atto molto significativo e sul quale io credo che abbiamo riflettuto poco in questi anni, su questo, diciamo così, anche studio che stiamo facendo, perché io credo che sia importante questo momento, perché è un momento che si colloca soltanto in 3 giorni, ma tanto tanto in comune con tutta la nostra esistenza, come i cristiani di oggi, del XXI secolo, siamo, diciamo, molto vicini. Perché? Perché per i credenti di quel tempo Gesù era una persona che faceva delle cose meravigliose, però nel momento in cui lui muore su quella croce, loro vedevano soltanto un uomo morto. Così, dal nostro punto di vista, noi abbiamo alle nostre spalle la storia, le storie meravigliose raccontate nell'Antico Testamento, le storie meravigliose di Gesù che racconta e dice delle cose, però il nostro problema è che noi non lo vediamo, non abbiamo davanti agli occhi la gloria di Dio realizzata con noi presenti. Così, in un certo senso, noi abbiamo molto in comune con queste persone che vivono questo momento particolare, però ci sono queste 2 persone, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, che vivono quel momento in particolare, e il Vangelo di Giovanni ci racconta che cosa fanno in quel momento particolare. Andiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni, andiamo a leggere al capitolo 19, dal versetto 38 leggiamo. Dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Amen. Queste 2 persone, vediamo il primo, Giuseppe di Arimatea. È un personaggio particolare perché lui appare e scompare nella storia di Gesù, però è particolare anche perché lui compare in tutti e 4 i Vangeli. Per un personaggio minore, questa è una cosa, diciamo così, veramente rara nei Vangeli, che si parli di un personaggio minore e che si cibi in tutti i 4 Vangeli, considerando che il Vangelo di Giovanni, come dicevamo, è diverso per il 90%, insomma una cifra molto alta, insomma, delle storie raccontate nel Vangelo di Giovanni. Eppure anche nel Vangelo di Giovanni viene citato questo personaggio, e anche nel Vangelo di Giovanni si racconta anche in maniera, diciamo, abbastanza dettagliata qual è stato il lavoro che ha fatto, quello che ha svolto nella storia di Gesù.
E ogni Vangelo arricchisce la partecipazione di questo personaggio con dei dettagli. Ad esempio, se andiamo a leggere Matteo, non lo leggeremo, ma ci dice comunque sia che lui era un uomo ricco. Ci dice che era un discepolo di Gesù, quindi una persona che seguiva Gesù già evidentemente da tempo. E in Luca invece scopriamo che era un membro del consiglio, quindi una persona in vista, uno che veramente aveva tanto da perdere nelle sforzi. Ma sappiamo anche che però che era un uomo giusto e buono. Altra affermazione rara nei confronti di qualcuno nei Vangeli. Di lui sappiamo che aspettava il regno e non aveva dato, come diversamente dagli altri, non aveva dato il suo voto per condannare Gesù. E, però ecco, c'è questo particolare che noi scopriamo da Giovanni, che lui era un discepolo di Gesù, sì, era un discepolo, ma lo era in segreto. Lui non voleva che si sapesse, lo era in segreto. Nicodemo compare, diciamo così, in maniera più marginale in questa storia, diciamo così, nel senso che lui non è citato, diciamo, in tutti i Vangeli come parte di questo momento, però anche lui è uno che noi conosciamo bene, perché è quel maestro, quella persona, quel fariseo che riconosce in Gesù un maestro, vada da Gesù, però ci va di notte. E Gesù gli parla, gli rivela diverse cose e gli dà un'indicazione che sicuramente una volta che avrà visto Gesù morire sulla croce, per lui si sarà aperto probabilmente veramente il mondo. Ed è quello che racconta nel passo quando dice che Gesù, parlando a Nicodemo, gli dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Non so se vi ricordate, Roberto fece una bellissima meditazione su questa cosa, e questo insegnamento per un ebreo che sapeva bene cosa voleva dire, no? Innalzare il serpente, che poi tutti quelli che guardavano questo serpente sarebbero stati guariti, no? Per cui a vedere Gesù messo su una croce per Nicodemo sarà stato veramente aprire gli occhi su quello che era il significato di quello che gli aveva detto Gesù, e sicuramente è vero. Però che cosa accade? Un altro momento in cui ci aiuta a capire qual è la situazione in questi tre giorni è narrata sempre in Giovanni, in un altro brano, ed è il momento nel quale i farisei, ma non solo loro, anche i capi, vogliono prendere Gesù, no? Mandano le guardie per prendere Gesù, e lo leggiamo a Giovanni al capitolo 7, dal versetto 45, perché succede che le guardie non lo fanno, ma tornano indietro. Andiamo a leggerlo. Giovanni 7, dal versetto 45. Le guardie, dunque, tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quell'uomo. Perciò i farisei replicavano loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: la nostra legge giudaica giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto. Vedete, in questa situazione emerge chiaro che sì, Nicodemo, diciamo così,
difende, tra virgolette, Gesù, in realtà non si espone più tanto, dice ascoltiamolo prima di condannarlo. Non potete prendere un uomo, no? E giudicarlo e di fatto già condannarlo senza prima neanche averlo ascoltato. Però dalle parole che dicono proprio i capi quando arrivano le guardie, rende evidente che nessuno di loro, né tra i farisei né tra i capi del Sinedrio, si era mai esposto in favore di Gesù. Quindi possiamo dire che entrambi, sia Nicodemo sia Giuseppe d'Arimatea, sebbene erano molto vicini a Gesù, perché Giuseppe d'Arimatea era proprio un discepolo, Nicodemo sicuramente poi dimostra di essere vicino alla sua posizione, dimostra di riconoscere in Gesù un maestro, ma comunque sia, entrambi non avevano ancora trovato un modo di cambiare la loro posizione fino in fondo. Però succede qualche cosa che ci racconta Marco, parlando sempre del brano che abbiamo citato inizialmente, cioè di questo momento particolare in cui vanno e raccolgono Gesù e lo seppelliscono. E lo andiamo a leggere in Marco al versetto, qui al capitolo 15. Leggiamo insieme il versetto 43. Venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Ecco cos'è cambiato. Vedete, Marco, raccontando questo evento in maniera estremamente sintetica, ci dice quello che è cambiato nella vita di queste due persone, ovvero si sono fatti coraggio. E facendosi coraggio, veramente, quando a volte facciamo, diciamo, sì, ci occupiamo di gestire il nostro culto al Signore, è sempre miracoloso, io credo, quello che avviene, perché ecco, con Vittorio noi non eravamo parlato di quale sarebbe stato l'oggetto, eppure lui ha fatto leggere il Salmo 35, cioè proprio l'invito, no, al coraggio. E questo è l'argomento di questa mattina. Questi due uomini si sono fatti coraggio. Loro stavano rischiando tantissimo. Voi pensate, di Nicodemo dice che porta una mistura di mirra e d'aloe, pesava 45 kg. Sapete quella quantità a che cosa era di solito dedicata? A seppellire il re. Quella era la quantità che veniva dedicata a seppellire il re. Giuseppe gli dona la sua stessa tomba. Cioè, questo evento non è un evento, diciamo, che nella vita di queste due persone non avrà conseguenze. Cioè, io credo che Giuseppe, che si è esposto, lui è andato da Pilato, lui ha sfruttato la sua posizione per farsi dare il corpo di Gesù. Pilato sapeva che era un membro del consiglio, per cui era tranquillo sul fatto che poteva dare quel corpo, no, senza il rischio che magari qualcuno l'avrebbe rubato per far pensare chissà cosa. E quindi lui usa la sua posizione per farsi dare il corpo di Gesù. E lo fa proprio, come dice il Vangelo di Marco, facendosi coraggio. E lo fa nel momento nel quale tutto sembra perduto. Cioè, non c'era motivo per sperare qualcos'altro. Lui aveva visto sicuramente tante cose di quello che aveva fatto Gesù, essendo un suo discepolo, però sapeva che quello era il momento in cui Gesù era morto. Cioè, sembrava che non ci fosse niente da guadagnare, dando onore a questo uomo che oramai aveva concluso il suo cammino su questa terra. E sapeva che sicuramente avrebbe rischiato.
Mi piace raccontarvi che esiste un Vangelo apocrifo, proprio cosiddetto Vangelo di Nicodemo, proprio, che racconta quello che è successo dopo, che non ha valore, diciamo così, dal nostro punto di vista di fede, perché sono apocrifi, però il fatto che si parli di quello che succede a Giuseppe e che si racconti che Giuseppe fu rinchiuso, incarcerato per mano degli anziani, dice che nell'epoca comunque sia, si capiva che quello che aveva fatto Giuseppe era qualcosa di che non doveva fare dal punto di vista, essendo un membro del consiglio. E così si racconta che viene imprigionato in una prigione proprio a Gerusalemme e che lui scompare da questa prigione, senza apparente motivo, scompare e riappare ad Arimatea. Quando la situazione, quando gli anziani, diciamo così, si sono calmati, non sono più, cioè, non lo trovano più, però insomma vengono a sapere che poi, cioè, trovano la prigione chiusa, ma lui dentro non c'era. Dopo un po' sembra che racconta che si calmano, insomma, che poi diciamo, ammorbidiscono la loro posizione nei confronti di Giuseppe, e lui torna e racconta che era stato visitato da Gesù e che Gesù l'aveva portato da Arimatea e che insieme a Gesù erano risuscitate diverse persone, tra cui anche due figli di un altro sommo sacerdote. Ed è particolare questa cosa, perché al di là della valenza nostra, che sicuramente essendo una povera, però ecco, ci aiuta ancora a capire che la posizione di Giuseppe era evidentemente una posizione che lui sapeva essere, lo metteva a rischio. E quindi io credo che sia giusto, diciamo così, quello che viene citato da Marco, cioè nel dire che lui ha dovuto farsi coraggio. E così sempre il Vangelo di Giovanni ci dice un bellissimo versetto che parla di quello che dice Gesù poco prima di andare, di lasciare questo mondo. Ci dice al capitolo 16, dal versetto 32. Gesù diceva: l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco, questo è il messaggio che Gesù vuole lasciare agli apostoli e che sicuramente Giuseppe e anche Nicodemo, io credo, io spero, avranno raccolto nella loro vita. E il fatto che tutti e quattro i Vangeli raccontano di questo evento sicuramente ci dice che soprattutto Giuseppe avrà fatto delle cose dopo, avrà continuato a testimoniare la sua fede, perché altrimenti, perché è, diciamo così, particolare che così tanto tempo dopo, no? Giovanni è stato scritto molto dopo, ancora si voglia ricordare quello che ha fatto, come se questa persona poi nell'ambito del cristianesimo avesse continuato ad avere un ruolo, tanto che non si poteva non parlare di in quale modo fosse entrato nella storia di Gesù. Ma quella che è la domanda che mi piace pormi ogni volta che leggo le storie presenti nella scrittura è: ma oggi c'è ancora bisogno di essere coraggiosi, c'è ancora bisogno di coraggio in questo mondo, in Italia, in tutto il mondo, ma anche in Italia in modo particolare. C'è ancora motivo per esserlo? Io penso che sia necessario ancora. Io penso che il coraggio sia una cosa di cui i cristiani devono ancora trovarlo per continuare ad essere cristiani fino in fondo. Perché se voi ci pensate, tutto il tempo, oramai da anni, non si fa nient'altro che parlare di crisi economica. Proprio qualche giorno fa sentivo una trasmissione che diceva che la persona che ha previsto poi la crisi che poi è venuta dall'anno 2000 in poi ha detto che si sta preparando la tempesta perfetta sui mercati. Cioè, per cui e quindi siamo bersagliati praticamente da messaggi che alla fine tentano e ci pongono, diciamo così, una posizione di terrore rispetto al futuro. Se parliamo di pensioni, almeno di alla mia età, si dice non ci sarà mai una pensione per noi perché non ci sono le risorse e quindi la paura del domani continua ad accanirsi su di noi. E così alla fine
siamo portati, no, a vivere la nostra vita con la paura costante del domani, no? A chi ha qualcosa a conservare nei nostri granai dell'oggi, che vengono chiamate banche, che oramai neanche quelle sono più sicure, perché fino a qualche tempo fa si diceva metti i soldi in banca, adesso manco in banca se possono più mettere. Per cui, cioè, neanche in quello, anche quello ci porta paura. E questa è una cosa che, alla fine, questo modo, tutta questa paura che ci condiziona la nostra vita. Le chiese dei primi, diciamo così, due secoli, il secondo e terzo secolo, la chiesa cristiana era una chiesa ricca. Perché? Perché, almeno questo è quello che raccontano gli storici, perché grazie alle donazioni, grazie ai lasciti che venivano fatti in punto di morte dai fratelli e dalle sorelle della Chiesa, la Chiesa era una Chiesa ricca che poteva soccorrere. Adesso, purtroppo, la paura che ci viene soprattutto in questo periodo storico, la paura che ci viene da tutta questa incertezza, io credo che ci sta paralizzando dal punto di vista della capacità di essere dei cristiani coraggiosi, capaci di dare con coraggio, capaci di mettere a disposizione di Dio le cose che abbiamo. Perché? Perché abbiamo trovato coraggio. E non si può neanche più di tanto, ormai siamo in un periodo dove non si riesce neanche a parlare di queste cose, perché appena si parla di denaro, se subito si pensa no, non vogliamo essere quelli che chiedono. Ma la Chiesa, il servizio di Dio, ha bisogno anche di questo. Non si può essere generosi se non si ha con che cosa dare. Come facciamo a farlo? Ma abbiamo tanti motivi per avere paura. Abbiamo questa illusione, no, in cui la medicina può essere onnipotente, può curare tutto, no? Mentre fino a qualche decennio fa praticamente si aveva della medicina un'opinione molto, insomma, si sperava più che fosse una specie di stregoneria quando andavi in mano a un chirurgo. Ormai abbiamo questa cosa per cui, almeno non nell'ambito medico, perché sono convinto che loro sanno quello che realmente possono fare, ma tra le persone normali si pensa che la medicina possa veramente fare tantissimo. Così molti, io mi ricordo mia zia, diceva no, ma bisogna mettere i soldi da parte perché chissà che cosa ti può succedere, che poi alla fine non era vero, perché quando stai male alla fine andavi nell'ospedale pubblico, non è che ti affidavi a quale, eppure si doveva accumulare sempre nei famosi granai. Tutto questo non ha senso. Ma anche mettendo da parte queste cose, in realtà c'è spesse volte ciò che ci terrorizza è la paura dell'emarginazione. Con Maria siamo andati a vedere un paio di settimane fa, poco meno, un film che si chiama Dio è morto. Non so se avete avuto occasione di vederlo, però è un film che a me è piaciuto, molto bello, è un film cristiano che mi piacerebbe che un giorno potessimo vedere insieme. E questo film parla di un ragazzo che si trova all'università, entra all'università, e il primo corso di studio che lui deve affrontare è il corso di filosofia. E questo ragazzo si trova davanti a un professore che è profondamente ateo, e che lui, la prima cosa che chiede a tutti i ragazzi proprio il primo giorno appena entrati, è dire: voi dovete prendere un foglio e scrivere Dio è morto e firmarlo, come a dire Dio non c'è, non esiste, Dio è morto, dobbiamo firmare. Questo ragazzo, lui non ci riesce, e dice io credo, per cui lui si rifiuta. Però questo suo rifiuto era una cosa che a lui poteva costare carissimo, perché lui doveva usufruire di una borsa di studio, e se questo professore non gli avesse dato, diciamo così, un buon voto, lui avrebbe dovuto, praticamente la sua carriera universitaria avrebbe compromessa. Così si trova praticamente combattuto contro se stesso, combattuto contro la sua fede, e deve trovare la forza di vincere questa battaglia. Ed è una battaglia che gli costa cara, la ragazza lo lascia perché vede in lui la perdita di un progetto comune, di un futuro comune, per cui
costa carissimo questa cosa, ma lui riesce a mantenere fede a quello che credeva, va avanti, e non voglio rovinare il finale, però insomma è molto, molto bello. Ma questa storia è una storia costruita, ma quello che il film ci racconta è che in realtà, se voi andate a leggere su internet, soprattutto trovate che esistono centinaia di storie di ragazzi che si trovano nell'università americana a dover affrontare situazioni come questa. Ed è per loro durissimo, per molti, e per cui alla fine, come vediamo, ci sono tanti motivi, no? Cioè l'emarginazione, la paura dell'emarginazione può essere veramente presente nella vita di tutti noi, perché oramai anche come credenti siamo scomodi, no? La nostra voce è una voce scomoda, perché tutti i giorni sentiamo in televisione di queste leggi che si vogliono fare, no? Per dare maggiori diritti, che va benissimo, io personalmente sono assolutamente a favore dei diritti, ma c'è un limite in cui come cristiani siamo obbligati a dire oltre questo limite non si può andare, e per cui diventa la vostra voce scomoda. E quindi alla fine anche noi a volte rischiamo di aver paura di essere emarginati. In un mondo, soprattutto in Italia, se ci pensate, come italiani viviamo in un momento storico in cui il cattolicesimo ha ripreso tantissimo voce. E c'è, diciamo così, un momento di particolare grazia, possiamo dire, per il cattolicesimo, nel quale oramai, attraverso l'immagine di un leader apparentemente pulito, sta riprendendo quota un sentimento comune degli italiani che si sentono vicini a questo, a questa religione, no? A cui storicamente appartengono. E così sì, anche la vostra voce nel dire ma no, non dovete guardare soltanto all'apparenza, dovete andare in fondo, rischia di essere una voce che ci emargina. E ancora di più, siamo sostanzialmente, non dico invasi, ma insomma, siamo sicuramente, abbiamo un confronto maggiore con realtà quali l'Islam, no? Che si avvicina alla nostra cultura, oramai diciamo non sono poi tanti, sono molti di meno, diciamo così, le persone di questa religione rispetto a quella che ci vogliono far credere per spaventarci, no? Anche questo è lo scopo, e quindi farci prendere posizioni vicino ad alcuni partiti, però sicuramente c'è, e spesse volte anche in questo c'è la paura. Perché? Perché sappiamo bene come da una parte abbiamo voglia di parlare, dall'altro siamo timorosi di incontrare qualcuno che abbia delle posizioni più estremiste, che quindi si possa rischiare qualcosa, no? Nell'esporci più di tanto, e quindi anche in questo lottiamo contro la paura di queste realtà che non riusciamo a capire fino in fondo. E infine io credo che ancora dobbiamo superare la paura di non essere troppo coinvolti nel lavoro di Dio. Io vedo che molte persone ancora oggi soffrono di questa paura. Le nostre chiese sono piene molto più di donne che non di uomini. Ma fratelli, sorelle, io parlo a voi adesso, ma quante di voi oramai attraverso i nuovi media, no? Attraverso i nuovi sistemi potrebbero far sentire la loro voce per raccontare al mondo quello che abbiamo imparato, essere la volontà di Dio? Non dobbiamo avere paura di esporci, di presentare la nostra voce scrivendo. Ci sono tanti, non so se voi sentite, ma ci sono persone oramai che hanno migliaia di contatti ogni giorno, che hanno dei blog in cui raccontano come truccarsi, come vestirsi, no? E hanno veramente migliaia di contatti ogni giorno. Quanto questo lavoro potrebbe essere svolto anche da voi donne? Quanto potreste scrivere parlando della vostra? Non c'è niente nella scrittura che vi dice che non potete scrivere delle cose, della vostra testimonianza personale. Non dovete avere paura di
gli esposti. In questo mondo ci vuole coraggio, questo è il messaggio che volevo lasciarvi questa mattina. Questo è il messaggio, secondo me, che hanno lasciato Giuseppe di Arimatea e hanno lasciato anche Nicodemo, che si sono esposti nel momento in cui Gesù apparentemente era più debole. Ed è un momento molto vicino a quello attuale. Apparentemente noi non possiamo far vedere alle persone i miracoli che ha fatto Gesù, non siamo capaci di fare quei miracoli. Dio li può fare sicuramente quando lui vuole li fa, non siamo capaci, ma apparentemente, come è successo in quel momento, siamo deboli. Ed è proprio questo il momento di essere coraggiosi. Tommaso d'Aquino diceva: essere coraggiosi significa essere capaci di subire delle ferite. È vero, quando uno è coraggioso si espone, e quando si è esposto puoi subire anche delle ferite. Il Signore non ci dice che tutto andrà per il meglio, ma ci dice che Lui ha vinto il mondo. Vincere il mondo significa anche essere capaci di esporsi e di perdere qualche battaglia, ma noi sappiamo che la guerra no, quella siamo certi che non la perderemo. E così io voglio terminare queste poche parole che vi ho detto, sicuramente chiedendovi e chiedendo a me stesso di avere più coraggio, ma quelle parole che anche sono state dette all'Apostolo Paolo quando di notte viene visitato da Dio, da Gesù, e che gli dice delle parole, e che secondo me, al di là del riferimento a Gerusalemme, sicuramente possiamo fare le nostre in una maniera veramente meravigliosa. E così andiamo a leggere nel libro degli Atti, al capitolo 23, leggiamo al versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Amen. Amen.